Shalom a tutti. Continuiamo il nostro studio in Maseches Berachot. Siamo pagina 20 e qui nel Ein Yaakov, pagina 101. 101 è l'inizio del secondo paragrafo. Ok, qui la Gemara Leniakov racconta una storia vissuta per dimostrare come persone serie, studiando la Torah, si sono trasformate in persone completamente diverse, che sono diventati padroni del loro corpo, dei loro pensieri e delle loro emozioni. Rav Gidel, questo Rav Gidel, aver ragil, era abituato di ave che azil viativ andava e si sedeva bisharei tevila al portone, vuol dire davanti al luogo dove le mestruazioni che loro devono entrare o nel fiume o nel mare o in un, diciamo, locale costruito dove ci sono tutti richieste secondo la halakha. E lui, diciamo, si sedeva fuori se c'era qualche donna che aveva qualche domanda, diciamo, se aveva una macchia sul mano, qualche parte, se questo era una difficoltà che non si poteva superare, perché l'acqua del mikve, del bagno rituale, doveva coprire tutto il suo corpo naturale. Allora se c'era qualche ferita, a volte è un problema. O avevano altre richieste problematiche per immergersi, diciamo, nel bagno rituale. A Marlo, e lui rispondeva a loro quando uscivano a chiedere delle domande: Hachitvilo, così dovete fare l'immersione, Hachitvilo, o così dovete fare l'immersione, perché tante volte una persona non si rende conto di avere un problema se non è proprio vicinissimo al luogo dove fa il bagno rituale. Come potrà chiedere in quei tempi che non c'erano telefoni, come potevano chiedere un rabbino? Non c'era. Lui faceva la sua abitudine dove lui abitava, che lui si trovava proprio vicino al luogo dove le donne si immergevano, diciamo, nel bagno rituale, che così loro avevano qualcuno di chiedere una domanda. Allora, quando hanno visto questo comportamento suo, i suoi, diciamo, colleghi, i suoi studenti, Amru Lei Rabbanan, hanno chiesto a lui, i maestri, Lo mi stalpi mar mi eserara? Lei non ha paura che magari il suo, diciamo, desiderio umano, gli eccerrerà, non gli arriverà a pensare male, diciamo, su una di queste donne che si purificano, diciamo, certamente, diciamo, non hanno pensato che tu potrai, diciamo, fare qualche cosa. Una donna va al suo marito, allora, diciamo, di fine. Però pensare anche questo è un severo, diciamo, mancanza di una persona fedele ad Hashem. Anzi, in
una certa maniera ancora più grave di, diciamo, di qualche atto. Perché se una persona tocca qualche cosa soltanto, diciamo, contamina, diciamo, le mani, contamina, diciamo, una parte esteriore della persona. Se però viene contaminato il cervello, che è la parte più spirituale della persona, allora è molto più grave. E allora quindi tu stai lì sapendo che queste donne fra mezz'ora si troveranno con i loro mariti, eccetera, eccetera, eccetera. Non ti arriverà mai un pensiero un po', diciamo, materiale, umano, che guarda, ma non è male questa cerca, non hai paura? Amarle, ha detto a loro, state tranquilli ragazzi, io sono una persona seria, studio la Torah e la Torah è diventata parte della mia propria caratteristica, con la mia persona. E dammi il VIP, sono, diciamo, considerate a me chi cacchi ribri come anatre bianche. Anatre bianche si trova sempre nell'acqua. E allora queste sono donne che devono andare, ma sono come anatre. Non penso mai, diciamo, che loro sono persone umane, sono femmine, e allora io non ho questi problemi. Magari voi dovete studiare qualche cosa di più, che avete pensato dei, diciamo, pensieri che sono molto lontano di me. Qui si vede proprio cosa vuol dire lo studio della Torah, che devi diventare unito con lo studio della Torah e col datore della Torah. E quando una persona veramente prende le parole della Torah seriamente, questo è il risultato, che loro stanno al di sopra, diciamo, non soltanto dei azioni, ma perfino anche dei pensieri. Una storia analoga viene raccontata. Rabbi Yochanan, Haviragel, aveva l'abitudine De Avekazel, Viyatim, che lui andava e si sedeva a Bisharei Tvila all'infuori del posto, del luogo dove le donne facevano il bagno rituale. Perché lui faceva questo? Amar, perché lui diceva, chi salcan Beatian benot Israel mitvila, quando le donne escono dal bagno rituale e stanno per camminare a casa loro, vorrei listacquanbi, vorrei che loro mi guardano nella mia faccia, delevelu zara shepiri cavati così, loro avranno bei figli come sono io bello. Rabbi Yochanan aveva una faccia angelica, aveva una faccia di strabello. E noi sappiamo, quando uno ha un rapporto con la sua propria moglie, allora i pensieri che loro hanno in questo momento hanno un'influenza sul corpo del bambino. La Gemara si racconta che c'erano due persone, diciamo, con pelle bianca, che avevano un rapporto, e, diciamo, dopo 9 mesi è nato un bambino mulatto. Allora il marito è caro, noi siamo tutti e due con la pelle bianca, e come arriva quando si vede che tu, diciamo, hai avuto una relazione al fuori del matrimonio? L'ha preso dal rabbino.
Allora il rabbino ci ha cominciato a informarsi, è andato a controllare la casa, eccetera, hanno visto che loro avevano un cane nero, nero, nero. Allora il rabbino ha chiesto dalla signora: signora, quando tu hai avuto rapporto, hai pensato a questo cane che... Sì, perché lui, diciamo, era molto inquietato e lui ha cominciato a abbaiare quel giorno, allora, diciamo, ero ancora molto scosso dal suo, allora, mentre ti avevamo, allora ho pensato di questo. Quando una persona pensa di qualche cosa, ha un'influenza proprio sul corpo nato dopo 9 mesi. Ecco perciò c'è scritto nei libri sacri che quando uno ha rapporto con la propria moglie, allora tutti e due devono pensare di qualche cosa, diciamo, santo, qualche cosa straordinario. E viene consigliato di avere in mente diciamo, la faccia di un uomo giusto, di un uomo, diciamo, spirituale, che così, diciamo, nascerà un bambino che avrà delle caratteristiche spirituali. C'è anche proprio che noi durante Kippur, durante Musaf di Kippur, si parla anche di questo, diciamo, argomento. Adriano, lui ha ucciso 10 grandi saggi, perfino il sommo sacerdote, il presidente degli ebrei, Rabbi Akiva, Asara Harugei Malchut, vengono chiamati i 10 uccisi dal re, dall'imperatore Adriano. Allora, mentre che facevano questi stragi ai rabbini, allora c'erano tanta gente insieme per vedere e prenderli in giro, allora il sommo sacerdote Rabbi Ishmael, figlio di Elisha, lui aveva una spiritualità incredibile. Come era sommo sacerdote, era una persona adatta. E la figlia di Adriano, vedendo Rabbi Ishmael, ha detto: padre mio, io vorrei averlo come amante, non ucciderlo. Io, avendo un rapporto con lui, con la sua faccia, io avrò il massimo del gradimento. Vuoi avere una cosa a che fare con questo ebreo? Però ti accontenterai. Tolgo la pelle della sua faccia e lo faccio, diciamo, ricostruire dei medici, e così quando tu hai, diciamo, rapporto, metterai questa faccia davanti a te, così avrai, diciamo, il tuo gradimento. Hanno cominciato senza anestesia, hanno cominciato a tagliare la sua faccia, possiamo immaginare i dolori, e lui, per non dare gradimento, diciamo, Soddisfazione. soddisfazione a questi romani, taceva. Stavano proprio tagliando, tagliando tutta la sua faccia. Quando sono arrivati al luogo dove lui indossava i tefilin, ha cominciato a gridare: no! Questo no! Questo è il luogo che io metto i tefilin, che mi unisco con Hashem! No! E con questo lui ha ridato la sua anima ad Hashem. Questo viene recitato durante Yom Kippur per svegliare la gente ad essere veramente commossi e vicino ad Hashem, e così Hashem ci dà un buon anno. Allora vediamo che proprio le facce proprio sono delle cose molto, molto, molto importanti. Ok.
Allora, come la gente hanno chiesto, diciamo, Rav Gidel, Rav Yochanan era conosciuto come una persona che è al di sopra. Come? Sì, che lui era al di sopra, diciamo, di avere un minimo di dubbio che lui può pensare di una donna come una persona materiale. Questo assolutamente non avevano, diciamo, un problema. Però c'è un altro problema. Omru lei Rabbonon hanno chiesto a lui, a Rabbi Yochanan, i maestri, i suoi colleghi, lo camistati, ma lei non ha timore, ma è in avvice del malocchio. Quando una donna guarda questa bellissima faccia, oh, come mai Dio me l'hai dato una faccia così bella al mio marito? Ma malocchio è una forza non da, diciamo, da diminuire. È una cosa che esiste. Quando tanta gente guardano una cosa speciale e dicono, Hashem, perché non ho io una cosa del genere? Allora tu non hai paura che magari con tutte le donne che loro escono, loro dicono, ma mio marito non ha una faccia così, Hashem, perché ha lui una faccia così? Amar Leho ha risposto a loro, ma io mi zara di Yosefco Atina. Io sono della famiglia del tribù di Yosef. De lo shaltabe che non ha alcun potere su di loro e in abisha il malocchio. La famiglia, il tribù di Yosef, hanno una protezione di questo male che viene chiamato malocchio. Ma dove vediamo questo? Dichtiv, come c'è scritto, quando Giacobbe Avinu ha benedetto i suoi figli, i 12 tribù di Israele, prima di morire. Allora, quando ha benedetto suo figlio Yosef, allora ha detto così, questo si trova proprio nel Parshat Vayechi in Genesi. Ben porat Yosef, mio figlio simpatico Yosef, ben porat alei, tu sei simpatico agli occhi che ti vedono. Ogni parola nella Torah è perfetta. Cosa vuol dire? Tu, figlio, sei un figlio simpatico e sei simpatico agli occhi. Ma sicuramente non puoi essere simpatico al naso. Non puoi essere simpatico al bocca. Certo, a chi sei simpatico? Quando qualcuno ti vede e vede chi sei, allora sei simpatico. Allora è chiaro che sei simpatico agli occhi che ti vedono. E allora come mai c'è scritto, dopo che sei un figlio simpatico, sei simpatico sull'occhio? È chiaro? Viama Rebabu, ha spiegato Rebabu, al ticri aleaien, non devi leggere nella Torah aleaien sull'occhio, e la oleaien. Ma leggi ben porat olei aia, che va al di sopra del malocchio. E questo vediamo quando in Parshat Pinchas, nei numeri, vengono di nuovo dopo la calamità dei figli di Cora che sono morti un sacco di ebrei, allora Hashem chiede Moshe Rabbeinu di contare di nuovo gli ebrei. Allora il tribù che aveva maggior, diciamo, numero di persone erano proprio Menasse e Efraim,
c'erano l'unico tribù di Giuseppe. Mentre Giuda aveva 74.000 uomini da 20 a 60 anni, Menasse e fra i figli di Giuseppe avevano 85.000. E questo è perché non avevano il problema di malocchio. Altre tribù, quando c'erano persone in gamba e loro avevano malocchio, allora in diversi casi, allora succedeva che morivano. Ma invece ai figli di Yosef non c'era malocchio, quindi quando uno è nato non è morto finché che non era vecchissimo. Ecco perciò avevano da 20 a 60 anni 85.000. Questo contiamo proprio i numeri, diciamo, in Parshat Pinchas. Come mai? E dobbiamo capire che cos'è questo malocchio. Allora, malocchio è se una persona si comporta in una maniera straordinaria, per esempio, una persona normale, è come tutti gli altri, e lui compra un Lexus con tutti, diciamo, i particolari, wow, tutti guardano, oh, Maserati, wow, questo qua, e c'è una, diciamo, un appartamento via Mascagni, il 41esimo, un penthouse, ancora un piscina, wow. Come mai lui è così benedetto? Ma lui è una persona come tutti noi. Siamo andati allo stesso, diciamo, a scuola, e come mai lui? Quando c'è una persona che dice, ma come mai? Allora una persona, Hashem, non dà importanza a questa domanda, come mai lui? Però se ci sono 50, 100 persone che loro cominciano a chiedere, come mai questa qua sta così bene? Allora il pubblico, le loro pensieri, per Hashem, pensieri e parole sono uguali, vengono davanti a Hashem. Se davanti a Hashem vengono con delle cartelle, Hashem, perché questo qua, signor, diciamo, Maserati, sta così bene, allora Hashem deve guardare nel suo fascicolo per vedere se, diciamo, hanno qualche ragione. Se veramente non è degno di avere tutto quel bene che lui ce l'ha, allora Hashem non può dire arrivederci, ragazzi, andate a casa vostra, pensate a altro. Hashem deve rispondere, e delle volte succede proprio dei disgrazi a persone che loro hanno fatto qualche cosa, diciamo, di più dalla normalità. Però Yosef è al di sopra del malocchio, perché qualsiasi, diciamo, dimostrazione, qualsiasi critica, lui superava, perché dopo è stato fatto a Yosef tutto quel male che hanno fatto i suoi fratelli a lui, lui non ha mai tenuto nel suo cuore male verso di loro, e lui ha aiutato i suoi familiari, come, diciamo, leggiamo nel Bereshit, nel Genesi, e come lui ha aiutato tutti gli egiziani, mai ha pensato di se stesso, sempre ha pensato degli altri. Una persona che pensa degli altri e non pensa di se stesso, lui non ha di avere timore di malocchio, perché supera tutti, diciamo, le domande. Una persona che si dedica a aiutare il prossimo e pensa a fare, diciamo, il bene per gli altri, lui non teme mai, diciamo, malocchio. C'è scritto anche, diciamo, nei commentari, un'altra cosa abbastanza simpatica, interessante. Quando c'erano, diciamo,
i sogni di Yosef e la Torah ci racconta. Lui, nel secondo sogno, ha sognato che lui era per terra, c'erano il sole e la luna e 11 stelle che si inchinavano a lui. Allora spiegano i commentari che il male che può accadere a una persona in questo mondo è tutto causato dalle costellazioni della Mazal, della fortuna, vuol dire dei costellazioni stellari. Ma siccome Yosef era uno che le stelle si inchinavano a lui, la luna e il sole, diciamo, si inchinavano a lui, allora lui era padrone sulle stelle e le costellazioni, allora quindi non temeva, diciamo, malocchio. È simpatico, però la verità, uno che si fa il suo compito sinceramente per aiutare il prossimo, per fare la volontà di Hashem, non teme alcun male. Questo è quello che abbiamo studiato in nome di Rabbi Avuhu. Rabbi Yossi Bar Hanina porta un altro, diciamo, luogo della Torah che ci insegna che Yosef è al di sopra delle malane del malocchio. La ragione, come ho spiegato prima, però da un altro, diciamo, origine nella Torah. Prima origine abbiamo detto Ben Porat Yosef Aleai, lui ha portato un altro luogo nella Torah. Mehacha, da questo luogo, da questo brano. Quando Yaakov era malato, è venuto Yosef e i suoi due figli a visitare il nonno. Prima che lui morisse, allora, conosciamo la storia che lui ha benedetto Menashe, Efraim, primo di Menashe, allora lui chiede chi sono questi ragazzi, allora lui li benedisce e dice vi yedigu la robe si moltiplicheranno molto bekerem haaretz nella terra. Ma normalmente nella Torah, quando si benedice che si moltiplicheranno le famiglie, le persone, e diventeranno tanto, tanti, si usa la parola piria. Uvnei Israel paru vayishvetu, si sono fruttificati. Anche la mitzvah è, come all'inizio di Genesi, peru urevu, fruttificatevi e moltiplicatevi. Allora lui, Jacob, quando ha benedetto Yosef e i figli, doveva dire uferu la rom e fruttificatevi in moltitudine becheremar. Come mai usa una parola non consuente, diciamo viyidgu? Perché assomiglia alla parola dag, pesce. E siccome le pesce, loro si moltiplicano molto, fanno decine di, diciamo, migliaia e migliaia di uova ogni volta che lasciano le uova, e perciò sono in tanti. Allora, ecco perciò lui ha usato la parola vigidigularo. Ma dagim, come i pesci, shebiyam, nel mare, maie mechassin aleem, l'acqua copre al di sopra di loro, ve'ein ha'ayin sholetet ba'em, e l'occhio non ha alcun potere su di loro, perché non si vedono, allora quindi la gente non pensano di loro, quindi non hanno problema di malocchio. Ah, da Rosh el Yosef, anche i figli di Yosef,
Hai un arazzo letto anche su i membri della famiglia di Joseph non hanno questo problema del malocchio. Il malocchio non governa su di loro. Il perché, come abbiamo spiegato. Vi baiete ma e se voi ti dico, non è perché c'è un brano che ci insegna questo. Guardiamo il suo comportamento. Ma ti dico, questa è la ragione perché i membri della famiglia di Joseph non hanno problemi di malocchio. Hai un occhio che l'ora sta lì dove, che non ha voluto avere godimento, mi mace in oscelo da quello che non apparteneva a lui. Conosciamo Joseph, era il caposervo di signor ministro Potifar. C'era una festa che tutti gli egiziani andavano al loro culto e la moglie di Potifar vedeva la bellezza di Joseph, ha avuto altri pensieri, allora ha detto: questo è il momento che posso usufruire. Oh, non mi sento bene, qua sto a casa, non posso andare alla festa del nostro, diciamo, padrone, diciamo, di culto. E mentre che tutti erano fuori, diciamo, stavano lì a fare il loro, diciamo, dovere verso il loro idolo, allora lei ha chiamato Giuseppe e ha cercato in tutti i maniera di, diciamo, di che lui viene a stare con lei. Lui non aveva nessun'altra femmina, allora quindi era un secco già da diversi anni. E allora lui si è rifiutato e perfino ha dovuto proprio lasciare il suo vestito perché lei ha tenuto come vestito e non ha potuto uscire. Allora si è sbottonato e ha lasciato il suo vestito lì e invece è corso fuori. Siccome lui non ha voluto avere godimento da quello che non appartiene a lui, e ainara solete bo. Perciò malocchio, vuol dire occhi degli altri che pensano a lui, non hanno a che fare, non hanno alcun potere su di lui. Che è molto uguale per quello che abbiamo spiegato prima. Quando una persona si comporta in maniera giusta, non pensa di accontentare se stesso, ma penso a quello che fa per gli altri, non dare danni agli altri e aiutare l'altro, non ha alcun problema di malocchio. E questo è un insegnamento per ciascuno di noi oggi. Se una persona vuole evitare invidia, eccetera, 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 fare solo del bene a Dio, agli altri con sincerità e così vivi nella tranquillità e diciamo nel benessere. Ci sono anche tutte le linee della scellerata menstruale che legano l'insistenza, cioè questo Come? lavoro. Sì, ci sono anche tutte le altre linee della scellerata menstruale, l'una cosa e l'altra. Ok, continuiamo un altro argomento adesso. Da Rav Avira ha spiegato Rav Avira. Zimnin a volta Amar lei ha spiegato Mishmei di Rav Ami, che lui ha sentito dal suo maestro Rav Ami. Bezimnim, e a volta Amar lei diceva questo insegnamento Mishmei di Rav Asi. In nome di un altro suo maestro, Rav Asi. Amru Malachi, così hanno detto agli insegnanti i suoi maestri. Amru Malachi Asharet, hanno detto gli angeli del servizio di Hashem, lifnei HaKadosh Baruch Hu, davanti a Hashem, sono venuti con una lamentele gli angeli davanti al padrone del mondo. Ribono shel olam, Padrone del padron del mondo, è la mondo. preghiera di protezione divina.
Steve, c'è scritto Bittura Techa della Torah, che tu sei il vero giusto giudice. Tu, quando diciamo ti comporta, è al 100% secondo la giustizia. Ascello gli sta panim, tu non inalza la faccia. Quando qualcuno sbaglia, allora non dice, questo suo padre è un gran rabbino, suo padre è un presidente, allora chiudiamo un occhio e lasciamo passare. No, 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 no. Hashem lo yisafanim, non inalza nessuna faccia. Se una persona sbaglia, paga. Non importa se lui viene da una famiglia, diciamo, dei padroni dei grandi rabbi, non importa. Se lui sbaglia, paga. E poi, lo yikach shochad, e non prende bustarelle. Se una persona sbaglia, do 2 milioni per Keren Hayesod, do 2 milioni di dollari a Israele, do 2 milioni di dollari a questo tempio, do, diciamo, 2 milioni a questi poveri. Non aiuta niente se tu non fai teshuvah, se tu non ti pensi, ma pensi di continuare il tuo atto di sbagliati pagando. Non aiuta niente, non puoi dare bustarelle ad Hashem. Se tu non ti... Sì, se una persona ha sbagliato e si pente, però sa che Hashem accetterà il mio pentimento, dovrà avere, diciamo, qualche veramente merito. Allora, aiutando, dando 2 milioni, eccetera, eccetera, milioni di dollari, o di milioni di euro, dipende, diciamo. Allora, se uno dà, diciamo, della sedaka, non viene chiamato carità, ma viene chiamato sedaka, giustizia, soldi giusti di aiutare il prossimo, allora, siccome lui ha fatto pentimento, allora ha qualche merito di più, allora ci dice, ok. Però se uno continua col suo malessere e dice pago e così e se mi perdone, non ci sono bustarelle. Allora, questo c'è scritto nella Torah che Hashem è un giudice giusto. E allora Hashem non guarda in faccia nessuno. Se uno ha sbagliato, allora paga. Non guarda il da che provenienza sei. Allora, scusi Hashem, tu ti comporti in una maniera diversa. Ma allora tu, che hai scritto, che hai dettato questo brano a Moshe Rabbeinu, che tu non guardi la provenienza, a te non sei panim di Israele, tu dai importanza perché sono ebrei? Dirti, come c'è scritto, Yisa Hashem panav eilecha, Hashem inalzerà la sua faccia di darti tutto il benessere a te. C'è scritto che Hashem darà la sua faccia, la sua profonda benedizione a gente brava, no? A figli di Israele da il suo profondo benedizione. Perché non c'è scritto a bravi ragazzi, ma dice elega a te, senza, diciamo, sottolineare che sono bravi ragazzi. E allora, Hashem, tu guardi la provenienza della gente. Allora, stai anche tu prendendo una posizione non giusta. Amar lahem, ha detto a loro, avete ragione, però ho una ragione perché ho un
debolezza dell'amore per gli ebrei. Dehillo e Sapanim di Israel posso non dare importanza agli ebrei? Che Katav, che la Ebba Torah, io ho ordinato a loro nella Torah, Beachalta quando mangi, Beachavata e ti sazi, Uberate da Shemelo, che se tu mangi e sei contento perché tu sei saziato, allora chiedo da te, benedice Hashem il tuo, diciamo, benefattore, il tuo Dio. Allora, un ebreo ha il dovere verso Hashem quando ha mangiato, diciamo, un buon pranzo, ed è proprio sazio. Beh, ma loro, gli ebrei, di cui all'Atman hanno proprio fatto un eccezionale, diciamo, comportamento, anche se una persona ha mangiato la grandezza di un olivo, secondo un maestro, e anche pensato secondo un altro maestro, se uno ha mangiato la grandezza di un uomo, un oliva è circa 28 grammi. Un uomo è circa 27 grammi, se uno ha mangiato 27-28 grammi, o secondo l'altro rabbino, il Meir, diciamo 57 grammi, è già obbligato di fare Birkat Hamazon, la benedizione per il cibo. E allora anche se loro non sono saggi, e loro hanno ancora voglia di mangiare, però, siccome sono così volenteroso di farmi un piacere, allora, diciamo, fanno un Birkat Hamazon. E allora, un ebreo che ha questo atteggiamento di fare più del suo dovere, allora anch'io dovrò fare più del mio dovere verso di me. Birkat Hamazon o Minchono Shre? Birkat Hamazon, sì, diciamo, è pane, non è biscotti. Sì, Birkat Hamazon proprio di pane. Allora se uno mangia, secondo Rabbi Yehuda, 27 grammi, devi fare Birkat Hamazon, anche se c'è scritto di sabato, sacci, chi è sacci di 27 grammi? E allora, siccome fanno loro gli ebrei più del loro dovere, più del loro dovere, e anche secondo Rabbi Meir che è di 57, allora perciò, diciamo, ho una debolezza per amare gli ebrei e quindi, diciamo, posso anch'io comportarmi, diciamo, in una maniera diversa. Pagina 102. Ok. Amare Dio, cambiamo argomento, però parlando, diciamo, anche di Berachot. Amara viuda, ha detto la viuda, minai da dove sappiamo le Birkat Hamazon li acharea, che uno ha un dovere di fare Birkat Hamazon, la benedizione dopo Pasqua, le acharea mina Torah, dove c'è scritto nella Torah, Shenemar. Come c'è scritto? Beachalta e mangerai, besavata e sazierai, uverachta e benedirai. La benedizione che noi facciamo prima di mangiare, se uno mangia una frutta dall'albero, fa barucata monai lo che non me la caulam, vorrei per i haei. Se è dalla terra vorrei prima da ma, se è pesce o acqua, se è con diabe però, è solamente dai maestri. I maestri hanno insegnato di benedire anche prima,
però dalla Torah è solo dopo, quando uno è stato, e poi, come abbiamo appena studiato, i maestri hanno aggiunto anche se uno mangia 27, 28 grammi o 57 grammi, allora si fa anche, però è soltanto della banana. Minatora è soltanto quando sei stato. Dopo, questo è quando parliamo di cibo. Minaie, da dove sappiamo di Birchata Torah che uno ha l'obbligo di fare la brachà prima dello studio della Torah, le panea, prima dello studio della Torah, Shenema, come c'è scritto, Kishem, Hashem, Ekra, Moshe Rabbeinu diceva, quando io chiamo il nome di Hashem, anche voi avugodel date importanza l'elocheno al nostro Dio. Qui ci sono tante spiegazioni, però la spiegazione che a me è più simpatica adesso spiegherò. Birchat Torah, prima dello studio della Torah, è molto molto importante. C'è scritto proprio che tanti guai ci sono arrivati agli ebrei, e perché loro, anche se studiavano tanto la Torah, hanno dimenticato che questa è la Torah di Hashem. Studiavano Torah come una grande scienza, una grande cultura, però hanno dimenticato di fare l'unione con Hashem. Quando uno studia le parole della Torah, si unisce con l'intelligenza di Hashem. Ecco perciò uno, quando studia Torah, deve avere un certo, diciamo, livello di, diciamo, di rispetto. Non può, diciamo, studiare Torah quando lui è sul Mutandini, Kevin Klein, diciamo, e studia Torah. Deve essere studiato con un minimo di rispetto. E pensando che tu stai studiando le parole dette di Hashem, che fanno parte di lui stesso. E allora, questo è un obbligo che prima di studiare la Torah si deve ricordare, che noi stiamo studiando l'intelligenza, la presenza di Hashem. Adesso, dove sappiamo questo, allora Moshe Rabbeinu dice che Shem Hashem Ekra, quando io chiamo il nome di Hashem, Avugodel l'Elokeinu, date l'importanza ad Hashem. Questo dice Birchat HaTorah. Allora la Gemara parla del Bracha sulla Torah. Che brano usa la Gemara per portare una prova? Kishem Hashem Ekra. Io chiamo il nome di Hashem. Allora questo non è soltanto parlando della Bracha Birchot HaTorah, parlando di tutte le Berachot. Uno, primo di osservare qualche mitzvah, fa la Bracha sulla mitzvah. Prima di accendere le candele di Shabbat, una donna dice che ti diciano le mitzvot vestivano le ambizie o Shabbat Kodesh, o Shabbat Kodesh, dipende dal, diciamo, dal rito. Prima di mangiare si fa una bracha, Baruch Ata Monai Rokeinu Melech Haolam Sheakol Yabin Haram. Che cosa significa questo beracha? È una cosa, diciamo, quotidiana, è una cosa semplice, però tanta gente non si rendono conto quello che stanno facendo. Chiedendo la stramaggioranza della gente, fai una bracha, cosa stai facendo? Ah, sto ringraziando Hashem per un buon cibo che mi ha dato. Invece, per dire un ringraziamento, allora si usa la parola hoda. Hai fatto la hoda? No, si dice hai fatto la bracha? Non si dice hai fatto la hoda, l'ingraziamento.
che cosa significa una benedizione? Noi sappiamo che ci sono più di 30.000 lingue e dialetti della terra, c'è soltanto una lingua stato creato da Hashem, e questo è la Shona Kodesh che oggi viene tradotto come ebraico. Ecco perciò la Shona Kodesh, la lingua sacra, la lingua diversa, perché questa è l'unica lingua creata da Hashem. Perciò quando si guarda le parole in ebraico sappiamo che hanno origine di Hashem, allora hanno una verità in loro stessi. Guardiamo la parola Beracha, è molto assomigliante all'anatomia del mio corpo. Il mio ginocchio in ebraico viene chiamato Berech. Ginocchio, Berech. Berech è molto vicino a Beracha. Che cosa hanno in comune il mio ginocchio con la benedizione? Poi un'altra cosa. Io ho una piscina in casa mia, non vi dico dove abito perché non voglio avere troppi amici. Allora, la mia piscina durante l'estate, l'inverno, perché è riscaldata. Come viene chiamato in ebraico? Berecha. Berecha. Non ti invito alla mia brecha, mia piscina. Brecha è molto vicino anche a una brecha. Che cosa hanno in comune? Una benedizione, la mia piscina e il mio ginocchio, perché sono tutti con brecha. Allora, per spiegare questo, che cosa ha la funzionalità del mio ginocchio? Io non sono un grande alto, non posso fare parte del Harlem Globetrotters perché sono troppo piccoli, sono 1,51 m. Però quando io, diciamo, piego il mio ginocchio, allora non sono più 1,51 m, sono 1,50 m, 1,30 m, 1,20 m. Che cosa ha la funzionalità del mio ginocchio? Di abbassare il mio cervello, il mio cuore, il mio corpo. Allora, bene vuol dire fare scendere il mio cuore. Una brecha, una piscina. Una volta non c'era ancora l'elettricità, allora quindi non c'erano le pompe che portavano l'acqua alla mia piscina di sesto piano. Dove si faceva una piscina? Proprio al piede di una montagna. Si pregava Hashem, Hashem fai piovere, e così quando pioveva scendeva l'acqua dentro questo bacino, questo, diciamo, luogo sotto la montagna, che diciamo si riempiva e diventava una piscina. Anche qui vediamo che brecha è legato alla discesa dell'acqua. È la stessa cosa quando facciamo una brecha, chiediamo a Hashem di scendere e darci energia. Yes. Una persona quando mangia qualche cosa ha due modi generali come mangiare. Può mangiare perché gli dà piacere, allora siamo come animali, gli animali mangiano, oltre perché hanno fame perché gli dà piacere. Allora è un modo di mangiare, però si può anche mangiare anche se il cibo non è esattamente al gusto del mio palato, però mangio questo cibo perché questo mi darà energia per poter servire a sé, per poter fare il mio compito come a sé vuole nella Torah. E allora davanti a un pranzo una persona ha la libera scelta
di mangiare questo cibo come un animale per se stesso, o ha la possibilità di mangiare questo cibo per avere, diciamo, energia per seguire e fare la volontà di Hashem. Allora in questo istante una persona che ha un minimo di intelligenza chiede a Hashem, aiutami, Hashem, Baruch, scendi, Ata, tu, vuol dire chiedo a Dio di potenza, scendi tu, come sei che non hai ancora un nome, diventi Hashem, un nome vuol dire ed è un livello molto più basso di lui stesso. Una persona che si è naufragato su un'isola nel Pacifico, è lì già 2 o 3 anni, ha dimenticato come si chiamava, non ha un cellulare, nessuno lo chiama, non serve a lui un nome, non serve, anche se lui si trova con un'altra persona, non serve a lui nome, quando vuole chiamare, chiama, oh! Allora l'altro risponde, ok. Se ci sono 3 persone, allora voglio chiamare uno e non l'altro, allora deve chiamare con un nome. Allora, un nome è importante soltanto nel rapporto che una persona ha con il prossimo. Io da solo non ho bisogno di un nome, posso star benissimo senza nome. Allora diciamo adesso, Baruch scendi a Tatu, diventi Hashem. Vuol dire scendi ad un livello che tu hai un rapporto con il mondo esterno, finché diventa Elokeinu, il nostro Dio, con il nostro, che noi possiamo avere qualche modo di capirci. Hashem è il tetragramma che nessuno può sapere, non può capirlo. Scendi ancora, diventi Elokeinu, il nostro Dio, finché che diventi Melech, re, un re che ha 6.000 bambini, 6.000 figli, non è un re, è un padre. Un re è soltanto quando c'è un popolo, persone staccate di lui. Allora diventi Melech, re Haolam del mondo, e dai per favore l'energia, la capacità di mangiare questo cibo come un uomo umano decente. Questo è la verità. È questo che dice Moshe Rabbeinu. Kishem Hashem Ekra. Quando io chiamo il nome di Hashem, il nome di Hashem, diciamo che io faccio una bracha che potrò studiare la Torah nel vero intento, non come una scienza di cultura, ma come la tua parola che è unito con te. Hashem Echad Ushmo Echad, Hashem è unico con il suo nome che sono le parole della Torah. Allora, quando io faccio la brachà, primo dello studio della Torah, anche voi rispondete Amen. È vero. Amen vuol dire è vero, che così date grandezza e importanza ad Hashem. Altri dicono che questo è proprio l'origine, quando uno viene chiamato a Sefer Torah, lui fa la brachà Baruch Hu et Hashem Hamivora, e la gente risponde no, Baruch Amonai Hamivora, e sappiamo questo di Avugodel Lelokeinu, e questo si parla proprio dello studio della Torah. Ma una precisazione su Amen, è vero o è così sia? Dipende, diciamo, in che istante. Quando per esempio durante la tefilà il Chazan dice Baruch Ata Amonai Rofe Chole Amo Yisrael, che Hashem fa guarire gli ammalati degli ebrei, allora noi diciamo Amen, così sia.
così sia. È vero, però così anche sia. Che tante volte una persona fa la preghiera e la persona, diciamo, non guarisce. Allora, diciamo, è vero che lui fa guarire, però è anche vero che, diciamo, vuol dire che così sia. Però quando uno dice, diciamo, Barucata Morai, o chiedemelo con la Borei per i Hai, così sia, vuol dire, no, è vero. Dipende in che, diciamo, luogo. Allora, adesso noi ci fermiamo per una settimana, sarà messo su, diciamo, informazione quando sarà ripreso la prossima lezione. Mi dispiace che voi non siete qui presente, perché quando siete presenti qui posso guardarvi negli occhi e avere anche io piacere, diciamo, di questa lezione. Shalom, shalom, Shabbat shalom, shalom e ogni bene. Shalom. Shabbat Baruch. Bello, no?